Questo programma è offerto da Isaac SRL di Silvano Grivetto e figli in via 25 aprile a Busano. Benvenuti al programma di Fatti di Sport dedicato al campionato nazionale di bocce di Serie A. È la prima puntata di una lunga serie, vi terremo compagnia tutta la stagione. Sono tantissimi i contributi che abbiamo preparato per voi, quindi entriamo subito nel vivo e andiamo a vedere risultati e classifica dopo la prima giornata. Perosina Valmerula 24-0, BRB Ivrea Borgonese 15-9, Caglianico Masera 16-8, Pontese Ferriera 19-5. La classifica vede la Perosina, Pontese, Gaglianico e BRB Ivrea a 2 punti, Borgonese, Masera, Ferriera, Valmerula a 0 punti. Le nostre telecamere lo scorso sabato hanno seguito la gara tra Perosina e Valmerula, per cui andiamo a vedere come è andato il primo turno di gioco tradizionale. Le immagini che state vedendo sono relative al primo turno tradizionale dell'incontro Perosina-Valmerula-Andorra-Savona. Stiamo inquadrando il campo numero 4 dove è impegnata la coppia per quanto riguarda la Perosina-Grattapaglia e Melignano, un accosto di Melignano non troppo positivo. Per la Valmerula va l'accosto Craveri-Massimo, un accosto positivo, 30 cm dal pallino. Nel campo numero 3, l'individuale, che vede impegnato Pittarelli Luca in questo momento all'accosto per il Valmerula contro Cavagnaro della Perosina, in vantaggio in questo momento per 5-1. Nel campo numero 1, combinato singolo, va all'accosto Nari Simone della Perosina, accosto questa volta positivo, rientra nel cerchio dei 140, quindi va alla bocciata Borca per il Valmerula. Quindi è Borca alla bocciata nel combinato, dopo aver colpito già una boccia, colpisce anche la seconda bocciata. Nel campo numero 2 vediamo impegnato la quadretta per quanto riguarda la Perosina, Pastre, Collezza, Longo e Carrevaro, mentre per la Valmerula di Andorra, Arpioli, Fassone, Rossi e Rosso. In questo momento è stato Arpioli ad accostare e Longo a colpire e fare punto. Longo cerca di colpire l'accosto di Arpioli e colpisce con un mezzo carò e rimane boccia nel quadro. Quindi risultato parziale, come dicevo, 27-21 per Nari contro il Borca Massimo, 27-21, e si aggiudica i primi due punti in palio dell'incontro. Intanto nel campo numero 2, l'incontro della quadretta Pastre, Collet, Longo, Carlevaro per la Perosina è finito col punteggio di 13-5 a favore della Perosina. Nel campo numero 3, l'individuale, Cavagnaro della Perosina contro Pirarelli e Luca, sta accostando Cavagnaro ed è il punto che fa partita. 13-6 nel campo numero 4 nella quadretta, Melignano all'accosto che potrebbe essere quello decisivo per raggiungere l'obiettivo, ed infatti punto realizzato che porta la quadretta sul punteggio di 7-6 per la Perosina. 7-6 che punteggio parziale dell'incontro, 6
8-0. Bene, andiamo quindi a vedere la prova di staffetta. Si stanno preparando i giocatori per la staffetta che vede in campo Longo e Micheletti per la Perosina, Masino e Pittarelli per il Valmerola, 5 minuti della staffetta. Momenti salienti, gli arbitri fischiano l'inizio, colpisce Longo e colpisce Masino. Entrambi, sia Masino e Longo, colpiscono, due pari, tre pari, quattro pari, in vantaggio nella corsa la Perosina, colpisce Melignano, colpisce anche Pittarelli, risultato di una bocciata in più per quanto riguarda la Perosina. Ottimo Melignano, riparte Longo, sbaglia Longo, colpisce Pittarelli, colpisce sempre Micheletti, ancora Micheletti colpisce, riparte Longo per la Perosina, colpisce, sbaglia Masino, colpisce Micheletti, colpisce Pittarelli, colpisce Micheletti, dopo due minuti un vantaggio per 22-17 la Perosina sul Valmerola. Colpisce sia Longo sia Pittarelli, entrambi colpiscono ancora, risultato che va avanti sempre con il risultato di 32-25 per la Perosina, di 37-28 a 1 minuto e 30 dal termine. Quindi è ancora Pittarelli per Valmerola, Longo per la Perosina, colpisce, colpisce ancora Longo, 40 secondi al termine, colpiscono entrambi, 48-34, riparte Micheletti, porta 49, 51-34, 52-35, 53-35, 9 minuti, 9 secondi al termine, sbaglia Masino, ultima bocciata, sbaglia Masino, colpisce Longo, risultato finale, Perosina batte Valmerola 55-35. È il momento ora di andare a vedere il primo turno di precisione. Il tiro di precisione, grattapaglia sul pallino e colpisce il pallino, ma l'arbitro annulla la bocciata per aver colpito il tappeto prima del pallino. Parte grattapaglia, è storto, colpisce la boccia rossa, tiro nullo. Riparte Borca per il Valmerola, boccia da 5 punti, ostacoli rossi laterali, anche per lui storto destra, bocciata nulla. Adesso parte grattapaglia per la Perosina, bersaglio da 3 punti, pallino centrale, e colpisce il pallino centrale, ovazione del pubblico. Ed è Borca in questo momento a partire per la boccia sul pallino da 3 punti. Bocciata lunga, grattapaglia cerca di colpire la boccia bianca, ostacolo pallino e colpisce. Da Borca a cercare di colpire la boccia bianca, pallino ostacolo e colpisce anche lui, e il risultato si porta sull'11-4. Boccia ostacolo rosso, boccia da colpire quella bianca. Parte grattapaglia per la Perosina e colpisce ancora. E Borca a cercare di colpire la boccia bianca, storta, corta, boccia da colpire a sinistra, boccia ostacolo rosso alla destra, grattapaglia per la Perosina,
colpisce entrambi, quindi giocata nulla, risultato invariato. Parte Bork, boccia da 3 punti e colpisce e si porta sul 15-7 per la Perosina. Cambio ostacolo, ostacolo a sinistra, boccia da colpire a destra, grattapaglia che parte, colpisce ma carambola sull'ostacolo rosso, bocciata nulla. E adesso è Bork a partire per la bocciata da 3 punti, colpisce e si porta sul 10-15. Pallino da 5 punti per Gigi Grattapaglia. Storto, non colpisce, si ferma sul 15 punti. Adesso parte Bork e sbaglia nettamente anche lui, quindi risultato conferma la vittoria della Perosina per 15-10. Risultato parziale 12-0. La Perosina in collaborazione con Boulanciel, dalla passione per le bocce e dall'esperienza di un'azienda tecnologicamente all'avanguardia, è nata la prima boccia metallica colorata. Bocciofila Valmerula, in collaborazione con Ristorante Tortuga e Tortuga Beach, in via Aurelia 45 ad Andora. Azienda agricola Il Cascin, in via Cristoforo 1 a Cesio. Euroconnection è presente nel settore della tecnologia di collegamento di sistemi, operando nel mercato nazionale ed internazionale. Il marchio Euroconnection si è affermato negli anni con la forza dell'esperienza e della professionalità. In via Arduino Casale 67/A, Alessolo. Bocciofila Gaglianico, in collaborazione con Botalla, dal 1947, tradizione casearia, a Biella. Lauretana, l'acqua più leggera d'Europa. Birra Menabrea, fondata nel 1846, a Biella. Pasticceria Panetteria Patti, a Biella. Caseificio Garda. Ora diamo spazio invece al secondo turno di precisione. Nel secondo turno del tiro di precisione, Manolino per la Perosina, migliore per il Valmerula. Parte Manolino, bocciata da 2 punti sul pallino e colpisce 2 punti. Migliore per il Valmerula sul boccino da 2 punti. Parte e colpisce anche lui, 2 pari. Parte Manolino, boccia da 5 punti, bersaglio rosso laterale, boccia da colpire bianca, Manolino, e colpisce, 5 punti, e si porta sul 7-2. Migliore che parte, boccia da 5 punti da colpire, colpisce anche lui, quindi risultato di 7 pari, e adesso è il pallino da 3 punti da colpire con gli ostacoli laterali delle 2 bocce. Parte Manolino e colpisce anche il pallino da 3 punti e si porta a 10. È migliore per il Valmerula a cercare di colpire il pallino storto, colpisce la boccia ostacolo rosso, giocata nulla, 10-7 per la Perosina con Manolino. Cambio di ostacolo, boccia ostacolo rossa a sinistra, boccia da colpire da 4 punti a destra, Manolino che parte per la Perosina e colpisce e si porta a 18. Gran bel tappeto per Manolino. E adesso parte migliore per
il Valmerola, brutta bocciata, colpisce la rossa, ostacolo, non valido, punteggio 18-7. Mannolino nel tentativo di colpire la boccia da 4 punti, colpita la boccia ostacolo rosso. Migliore, sbaglia, pallino dell'ultimo tiro, Mannolino a bocciare, pallino da 5 punti, risultato ormai acquisito, sbaglia il pallino e si ferma a 22, ultima bocciata anche per Migliore e sbaglia anche lui il pallino, risultato finale 22-16 per la Perosina, parziale 14 per la Perosina, 0 per il Valmerola. Siamo quindi arrivati alla prova di tiro progressivo. Si parte il secondo turno della navetta, sono partiti Longo per la Perosina, Masino per il Valmerola. Colpisce Longo, colpisce Masino, ancora Longo, sbaglia Masino, colpisce Longo, 16-10, ancora Longo, 17, sbaglia Masino, 17-11, sbaglia entrambi, sia Longo e Masino, colpisce Longo, sbaglia Masino, dopo 2 minuti 18-11, colpisce Longo, ancora Longo, sbaglia Masino, 24-13, 25-14, ancora Longo, 26, Masino per Valmerola sbaglia, colpisce ancora Longo, 27, colpisce Masino, si porta a 15, 28 per Longo, 2 minuti al termine, sbaglia Masino, colpisce Longo, 29-15, Longo per la Perosina, colpisce Masino per Valmerola, colpisce ancora Longo, sbaglia Masino, il risultato è 33-17, 34-17 per la Perosina con Longo, sbaglia Masino, colpisce Longo, 35-17, colpiscono entrambi, colpisce Masino e va a 19, 39 per Longo, 30 secondi il termine, 20-40 a favore della Perosina di Longo. Longo colpisce, colpisce anche Masino, 21-41, colpisce Longo e si porta sul 42, 10 secondi del termine, colpisce 43, ultima bocciata quando mancano pochi secondi, colpisce Masino, il risultato finisce 43 per Longo della Perosina, 22 per Masino del Valmerola, risultato parziale dell'incontro 16-0. Spazio ora invece all'ultimo turno di gioco tradizionale. Nel secondo turno di gioco tradizionale sono in campo, nel campo numero 1, combinato a coppie, Carrera e Cavagnaro per la Perosina, Pittarelli e Migliore per il Valmerola. Nel gioco numero 2, l'individuale, Melignano per la Perosina, Borca per il Valmerola, che è accostato in questo momento. Nel campo numero 3 sta giocando la Terra, la Perosina schiera Nari,
Carlevaro Collette contro Rosa, Craveri e Rossi per il Valmerola. Primo accosto per Nari, che fa suo il punto. Nel campo numero 4 si sta giocando a coppie per la Perosina Manolino Pastre contro Fassone e Massenza del Valmerola. Nell'ultimo turno buon ritorno del Valmerola, che pur soccombendo impegna strenuamente i padroni di casa. Nel combinato a coppie vittoria della Perosina con Carrera Cavagnaro per 35-30 su Pittarelli e Migliore del Valmerola. Nell'individuale vittoria ancora della Perosina con Merignano per 11-10 sul Borca del Valmerola. Nella coppia vittoria ancora della Perosina, Manolino Pastre 9-8 sul Valmerola con Fassone e Massazze. A Terne vittoria della Perosina con Nari, Carlevaro, Collette per 7-6 sul Valmerola con Raimondo, Craveri e Rossi. Risultato finale Perosina 24, Valmerola 0. Negli altri incontri di giornata tutte vittorie interne con la BRB che batte una coriacea ed splendida in forma ed in splendida forma a Borgonese. I campioni d'Europa della BRB in vantaggio per 9-7 nell'ultimo turno tradizionale chiudono l'incontro sul 15-9. In detto incontro il neo acquisto della Borgonese, il giovane Matteo Mana, ha stabilito il nuovo record italiano under 18 nella navetta con un 47-47. Il Gaglianico con un buon esordio in Serie A batte per 16-8 l'altra neopromossa in Masera. Per il Gaglianico una conferma degli ultimi determinanti acquisti. Mentre i campioni d'Italia in carica della Pontese dominano la Ferriera per 19-5. Unione Bocciofila Borgonese in collaborazione con Vittoria Assicurazioni, Cinzia Pettigiani Subagente in via Swiss numero 6 a Villar Focchiardo. Sadam, stampaggio acciaio a caldo, via San Ponso 20A, a Pertusio. Linea Futura, dal 1985 più volte campione del mondo e record in tutte le specialità. Il 90% dei giocatori nazionali utilizza le nostre bocce, qualità, serietà ed esperienza al servizio dei clienti più esigenti. In tutti questi anni abbiamo cercato di dimostrare sul campo e non a parole la validità dei nostri prodotti. Archiviata quindi la prima giornata, andiamo a vedere quelle che saranno le gare del prossimo turno. Masera Pontese, Borgonese Gaglianico, Valmerola BRB Ivrea e Perosina Ferriera. Le nostre telecamere la prossima settimana seguiranno appunto Borgonese e Gaglianico, per cui vi aspettiamo naturalmente la prossima settimana per una nuova puntata. Arrivederci. Il programma è stato offerto da Isaac SRL di Silvano Grivetto e figli in via 25 Aprile a Busano.